Il ministro Piantedosi, che come abbiamo ascoltato, ha presenziato all'accordo sulla riqualificazione di una delle piazze simbolo della città. Sentiamo Vittorio Marotta. Una piazza plebiscito rinnovata con il restauro del colonnato e la manutenzione delle botteghe storiche, musei temporanei, mostre, rassegne ed eventi negli spazi sotto la Basilica di San Francesco di Paola. Alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, l'accordo per la valorizzazione, la riqualificazione e la gestione unitaria del complesso della piazza e dei suoi spazi ipogei. Un rinnovamento atteso da tempo, un'intesa che avrà la durata di 6 anni tra prefettura, fondo edifici di culto, comune, agenzia del demanio e la soprintendenza archeologica. Per i lavori di restauro di colonnato e locali, la loro gestione è quella della chiesa di San Francesco di Paola e dell'intera piazza, che sarà valorizzata anche attraverso un progetto di illuminazione su misura. Al comune saranno consegnati a titolo gratuito i locali ai civici 6 e 7 della piazza, le uniche due botteghe del colonnato da cui si può scendere all'ipogeo, 6 metri sotto la basilica. È lì, in quell'area di oltre 1000 metri quadri, in grado di ospitare fino a 300 persone, che si terranno mostre, convegni e iniziative culturali.